Tigli, aceri, frassini, roverelle e querce. Là dove c'era l'erba, ora c'è un piccolo parco con decine di alberelli. La scuola Scamozzi lo aspettava da anni e la determinazione di alunni e insegnanti è stata premiata. Ora, grazie all'impegno di Comune, Giornale di Vicenza, Biblioteca Lavigna e Amici dei Parchi, nonché alla sensibilità di Asso Artigiani, il sogno è diventato realtà. Un evento decisamente atteso. Un momento di festa tale da essere accolto addirittura dall'orchestra degli allievi della scuola. Sì, perché la scuola media Scamozzi di Vicenza era priva di un proprio giardino, attorno ad essa solo un terreno brullo. Ma adesso, in virtù di un progetto che ha messo assieme vari enti e grazie alla tenacia dei ragazzi che hanno vinto ben due concorsi a progetto, uno del Giornale di Vicenza intitolato Alberi per il futuro, l'altro della Biblioteca Lavigna e Amici dei Parchi, il panorama è ben diverso. Una mano decisiva l'ha però fornita la categoria legno di Asso Artigiani, che ha deciso di donare gli alberi utilizzati per l'allestimento del grande stand didattico presentato nell'ultima edizione di Spazio Casa alla Fiera di Vicenza. Sentiamo Giancarlo Gili, presidente della categoria legno dell'associazione. I bambini avevano già partecipato ad altri tipi di manifestazioni e di programmi su disegni e via. Quindi ho visto che dopo altri interventi che avevano fatto, diciamo, la gioia di prendere proprio con mano il legno, quindi la pianta, toccarlo con mano, piantare, è stata per loro la gioia più grande. Per la scuola un momento di festa e non solo per i ragazzi che si sono improvvisati giardinieri, ma anche per gli insegnanti. Sentiamo la preside Lucia Carli. La scuola aveva bisogno di questi alberi. La scuola aveva molto bisogno di questi alberi perché questa è una scuola che è stata costruita intorno agli anni 70 e a differenza delle altre scuole del comprensivo 3 come la Gazzi, che è una scuola dell'infanzia, e la Pertini che è una scuola elementare, che sono, godono di un parco meraviglioso, questa scuola invece era un po' così, si trovava in una situazione di desertificazione. Chiaramente ci sono anche degli impianti atletici, ma gli alberi sicuramente potranno dare la possibilità di ombreggiare questa zona.